Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Nuovo mese, nuovi argomenti. Finita la breve digressione sul tesoro, sì, per me un mese di video è una breve digressione, va bene? Riprendiamo la regolare serie di video sul D20 System con una piccola ma importante parte del regolamento. Quella che fa effettivamente la differenza tra le persone comuni e i veri eroi nel D20 System. Questa settimana andiamo a parlare delle capacità speciali. All'interno del mondo di gioco creato dalle regole del D20 System, le capacità speciali sono quello che effettivamente fa da ponte tra la comune persona, il popolano del villaggio, il normale soldato di ventura, ai veri e propri eroi che forgiano le proprie leggende. Sotto l'ombrello delle capacità speciali vengono raccolte tutte quelle abilità che trascendono i limiti del normale essere umano, che vanno dal semplicemente eccezionale al magico vero e proprio. Nell'SRD 3.0 sono presenti tre tipi di capacità speciali: le capacità straordinarie, le capacità sovrannaturali e le capacità magiche. Le capacità straordinarie sono capacità non magiche che rappresentano gradi di abilità eccezionali da parte del personaggio, che superano quello che normalmente si può ottenere con il semplice addestramento. Ad esempio, un ladro può percepire la presenza di una trappola intorno a lui anche se non sta effettivamente cercando di vedere se ci sono delle trappole. Gli anni di addestramento e gli anni da vivere nel pericolo gli hanno conferito una sorta di sesto senso per le trappole intorno a lui. Allo stesso modo, un ranger arriva a comprendere in maniera così profonda i complessi meccanismi del mondo naturale da riuscire ad attirare un animale che lo segua come se lui fosse il suo capobranco. Quando i manuali riportano una capacità straordinaria, normalmente viene abbreviata in STR o EX come abbreviazione dell'inglese Extraordinary. Se non viene diversamente specificato, le capacità straordinarie sono quasi sempre un'azione gratuita. Non essendo magiche e richiedendo poco più che uno sforzo di volontà da parte del personaggio, queste capacità normalmente non generano attacchi d'opportunità quando vengono utilizzate e non sono ostacolate da quello che va a bloccare la magia in generale. Nell'SRD 3.5 sono state poi introdotte come sottocategoria le capacità naturali, che sono capacità straordinarie ma legate al fisico stesso della creatura che l'adopera. Ad esempio la capacità di volare di un uccello dotato di ali o la capacità di respirare sott'acqua di un pesce. Le capacità sovrannaturali sono magiche, ma non sono veri e propri incantesimi. In questo genere di capacità troviamo la forma selvatica dei druidi, che gli permette di trasformarsi in animali, o la capacità di chierici di scacciare e intimorire i non morti semplicemente manipolando la propria aura energetica. Le capacità sovrannaturali vengono abbreviate come SOP, o in inglese SU, che sarebbe la contrazione di Supernatural. Se non diversamente specificato, le capacità sovrannaturali sono quasi sempre un'azione standard. Non richiedendo azioni lunghe o rituali complessi, le capacità sovrannaturali normalmente non generano un attacco di opportunità e non sono neanche soggette alla resistenza agli incantesimi, anche se creature specifiche potrebbero essere immuni o comunque resistenti a specifiche abilità sovrannaturali.
molti dei non morti più potenti, ad esempio, hanno una resistenza all'abilità di scacciare dei chierici. Sono comunque di origine magica, quindi possono essere controincantate e non funzionano in zone di magia morta o campi antimagia. Le capacità magiche sono incantesimi veri e propri, anche se normalmente non richiedono che la creatura utilizzi le componenti degli incantesimi, vocali, somatiche e materiali, e non sono ostacolate all'armatura. Le potete considerare come degli incantesimi molto semplici lanciati in maniera molto rozza. Sono, per esempio, la capacità di rimuovere le malattie semplicemente col tocco delle mani dei paladini, o l'abilità di influenzare il comportamento e suggestionare dei bardi soltanto grazie alla musica o al canto. In italiano sono abbreviate come MAG, ma in inglese sono riportate come SP, che è l'abbreviazione di spell-like, cioè simili a incantesimi. Le abilità magiche sono quasi sempre un'azione standard, e in quanto praticamente incantesimi richiedono comunque concentrazione da parte di chi le adopera. Sono bloccate nelle zone di magia morta e sono normalmente soggette alla resistenza degli incantesimi da parte del bersaglio. Video decisamente teorico questa settimana, ma con questo abbiamo finito tutto quello che vi serve per gestire una normale campagna nel D20 System. Dalla prossima settimana le cose si complicano, perché cominceremo ad andare a vedere l'altra grande metà delle regole, cioè la magia e tutto quello che la riguarda. E lì le cose diventeranno complesse. Come sempre voglio sapere da voi come utilizzate voi le vostre abilità magiche, racconti di cosa vi è successo utilizzando le vostre capacità speciali o come da master le avete gestite o non siete stati in grado di gestirle. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi gli aggiornamenti, cliccate sul tasto della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci rivediamo al prossimo video.